Quando sentite parlare di Sagittario, Ariete, Leone, che cosa vi viene in mente? Segni zodiacali? Costellazioni? O forse, sorprendentemente, aerei italiani? Non mi stupirebbe se molti di voi non avessero mai sentito questi nomi in questa particolare accezione. Ma oggi, cari spettatori, ci addentriamo nel mistero di questi velivoli, che sono rimasti solo prototipi, ma dei quali nessuno sembra parlare, circondati da un inspiegabile velo di silenzio. Lasciatemi dunque svelare i protagonisti di questa storia. In primo luogo abbiamo l'ingegner Sergio Stefanutti, il genio creativo dietro questi e altri incredibili velivoli. Poi incontreremo i piloti collaudatori Franchini e Petrosellini, che hanno avuto il privilegio e l'onore di pilotare questi aerei. E soprattutto dall'ultimo potremmo tutti trarre un insegnamento. Ne parlerò alla fine del video, per cui guardatelo tutto. Poi troviamo l'Airfer, un'azienda italiana meridionale di cui forse non avete mai sentito parlare, ma che ha giocato un ruolo fondamentale in questa storia. E infine ci sono loro, gli aerei dimenticati, macchine di metallo frutto dell'ingegno di progettisti italiani che hanno raggiunto dei record, ma di cui nessuno ne parla. Voglio con questo video rendere omaggio a questi velivoli e a tutte le persone che ci hanno lavorato. Ho deciso di dividere in due parti questo argomento proprio per raccontare nel dettaglio tutti gli aspetti. Quindi in questa prima parte del video ci concentreremo soltanto sul Sagittario 2, mentre nel prossimo episodio vedremo le sue evoluzioni nell'Ariete e nel Leone, oltre a vedere altri progetti avanguardistici di Stefanutti. Ricordate il nostro ultimo video in cui abbiamo esaminato il successo del G91 che nel 1958 fu dichiarato vincitore del concorso NATO e di conseguenza ha potuto beneficiare dei finanziamenti necessari alla sua produzione? Bene, oggi voglio portarvi su un percorso diverso, raccontarvi una storia alternativa di come le cose sarebbero potute andare. Prima di iniziare ci tenevo a sottolineare che questo video si basa sulle pagine scritte in questo bellissimo libro. Non c'è alcuna sponsorizzazione, ma io vi invito a leggerlo. Se volete comprarlo e volete allo stesso tempo dare un contributo al canale, potete acquistarlo dal link che trovate in descrizione. Oltre a questo vi lascio in descrizione i metodi con cui potete supportare il canale. Potete anche dare uno sguardo al nuovo store in cui ho inserito pochissimi elementi, ma buttateci un occhio. Come sempre io vi ringrazio per l'affetto che mi dimostrate e spero con questo video di non deludere le vostre alte aspettative. Per cui iniziamo. Chi era Sergio Stefanutti? L'ingegnere Stefanutti, nato a Udine nel 1906, è stato uno dei più originali e innovativi progettisti aeronautici italiani. Si laureò in ingegneria aerospaziale nel 1931 a Roma e successivamente Stefanutti riuscì ad entrare nel mondo della Regia Aeronautica, non come pilota come avrebbe voluto, ma come ufficiale del genio aeronautico, nella posizione ingegneristica nota come GARI. Infatti, dopo essersi classificato primo su 200 candidati per soli 20 posti, venne assegnato alla DGCA, la Direzione Generale delle Costruzioni Aeronautiche, che supervisionava la creazione di nuovi velivoli. Ma non si limitò soltanto a supervisionare. Stefanutti infatti si immerse attivamente nella progettazione e anche realizzazione di nuovi aerei. Nel 1935, ad esempio, progettò e realizzò un motoaliante chiamato SS2 dalle iniziali del progettista, ovvero Sergio Stefanutti. Dotato di configurazione canard, questo velivolo fu anche il primo al mondo ad avvalersi del carrello anteriore orientabile, in grado di evitare il ribaltamento in avanti nel caso di atterraggio su terreno particolarmente accidentato. Mentre un paio d'anni più tardi, nel 1937, Stefanutti, partendo dall'SS2, progettò l'SS3. Non c'è dunque da stupirsi se tutto questo ha attirato l'attenzione dei grandi del settore. L'ingegner Gianni Caproni, infatti, uno dei più importanti industriali aeronautici dell'epoca, rimase impressionato dalla genialità di Sergio Stefanutti. Caproni cercò di convincere Stefanutti a lasciare la Regia Aeronautica per entrare a far parte del suo team nella sua azienda. Tuttavia la proposta di dimissioni di Stefanutti fu respinta. Il genio aeronautico infatti non voleva rinunciare sia alle sue competenze tecniche che si erano dimostrate eccezionali, ma anche all'integrità morale dell'uomo.
Tuttavia, riconoscendo il suo talento, gli fu concesso di svolgere consulenze esterne presso le industrie private, a patto che Stefanutti rimanesse sempre disponibile per le sue mansioni d'ufficio presso il ministero, conservando la sua residenza a Roma. E questo che cosa ha comportato? Stefanutti, dovendo rimanere a Roma, fu costretto a declinare l'offerta che gli fu proposta dall'ingegner Caproni di lavorare nel suo team a Milano. Tuttavia accettò la collaborazione tecnica che nel frattempo gli fu offerta dall'ingegner Angelo Ambrosini, proprietario della società di costruzione aeronautica SAI di Passignano sul Trasimeno, quindi una posizione geograficamente più vicina alla sua residenza romana. Possiamo a questo punto finalmente introdurre il primo velivolo protagonista di questa storia, il Sagittario 2. Ma per farlo dobbiamo fare una piccola digressione e parlare dell'ultimo velivolo che Stefanutti progettò presso la SAI Ambrosini, ovvero il Sagittario 1. Il Sagittario 1 a sua volta nasce come evoluzione dell'S7 Freccia, in cui Stefanutti sperimentò per la prima volta un'ala a forte angolo di freccia super performante e con risorse praticamente nulle. Infatti la SAI Ambrosini, essendo un'azienda medio-piccola, non disponeva di una propria galleria del vento per simulare condizioni di volo transoniche e supersoniche. Inoltre la galleria del vento del centro sperimentale di Guidonia fu distrutta, lasciando di conseguenza l'Italia senza infrastrutture adeguate allo scopo. Ma qui si vede parte del genio di Stefanutti. Infatti l'ingegnere, durante i suoi viaggi in Inghilterra, aveva studiato i nuovi tipi di profili alari che stavano prendendo forma in quegli anni e decise di disegnare un'ala a freccia adatta al volo transonico e supersonico basandosi soltanto sulle sue nozioni teoriche, consapevole del fatto che poi, non avendo una galleria del vento come abbiamo detto, avrebbe provato quest'ala in volo su modelli in scala ridotta. Una sorta di dimostratore volante che avrebbe aiutato Stefanutti a determinare le caratteristiche aerodinamiche della nuova ala, in particolare il suo comportamento a basse velocità. Da queste prime prove di volo Stefanutti rimase particolarmente soddisfatto delle caratteristiche aerodinamiche della sua ala. E a partire da questi primi modelli Stefanutti progettò e realizzò l'ala a grandezza naturale che venne poi montata sull'S7, che fu ribattezzato S7 Freccia. Sempre a causa dei fondi limitati, questo velivolo, poiché derivava dall'S7, montava inizialmente un motore ad elica. Tuttavia, successivamente, nel 1952, venne montato sul SAI S7 un motore a getto, trasformando questo velivolo nel cosiddetto SAI S7 Turbo Freccia, che fu ribattezzato nuovamente alcuni mesi più tardi come Sagittario. Stefanutti però non stava mai fermo. Infatti, mentre il Sagittario 1 stava ancora completando le sue prove di volo, sui tavoli da disegno della SAI Ambrosini iniziava a prendere forma il progetto di un altro velivolo, il Sagittario 2. A differenza del suo predecessore, il Sagittario 2 doveva essere realizzato interamente in metallo e doveva anche essere equipaggiato con un motore a getto molto più potente del modesto turbomeca Marbore che era stato montato sul Sagittario 1. A tal proposito, Stefanutti, dopo un'attenta analisi, decise che il motore che meglio si adattava al suo nuovo velivolo era il Bristol Siddeley Orpheus. Vi suona familiare? Ebbene sì, abbiamo visto questo motore sul G91. Tuttavia, durante la progettazione del Sagittario 2, questo motore non era ancora disponibile. Cosa ne concludiamo? Beh, questo velivolo era sicuramente incredibilmente avanti per i suoi tempi. Pensate ad esempio che il G91, per quello che abbiamo visto nel video precedente, era addirittura in anticipo rispetto ai suoi concorrenti francesi e inglesi, ma probabilmente proprio questa anticipazione sui tempi da parte del Sagittario 2 è stata una delle cause del suo fallimento. Era, in poche parole, troppo avveniristico.
Alla fine Stefanutti, non potendo avere a disposizione il motore che stava finendo di progettare, la Bristol, dovette accontentarsi del Rolls-Royce Derwent. Un motore però di concezione più vecchia, con compressore centrifugo anziché assiale, il che significava un diametro frontale maggiore e quindi un maggior ingombro. Nonostante questi ostacoli, Stefanutti continuò la progettazione del suo Sagittario 2, adattandolo, come abbiamo detto, al fine di poter montare questo motore non definitivo. Ma una volta che si capì la grandezza di questo progetto, l'aeronautica militare iniziò ad interessarsi. Eccoci giunti al settembre del 1953 e in questo momento entra in scena una nuova azienda, un'altra delle protagoniste del nostro video, l'Aerfer. L'Aerfer, o meglio Officine di Pomigliano per costruzioni aeronautiche e ferroviarie Aerfer, fu impiantata a Pomigliano d'Arco, in Campania, vicino Napoli, nel 1950 dalla società Finmeccanica, facente parte del gruppo statale IRI. L'Aerfer aveva già iniziato a lavorare in campo aeronautico e soprattutto aveva esperienza con la lavorazione di parti di velivolo metalliche, in quanto si occupava della manutenzione e anche dell'ispezione periodica dei velivoli americani Republic F-84G Thunderjet. Il progetto del Sagittario 2 fu ritenuto troppo complesso da parte dell'aeronautica militare per essere affidato totalmente alla piccola SAI Ambrosini. E per questo, grazie all'esperienza maturata dall'Aerfer, come abbiamo visto, fu raggiunto l'accordo tra la SAI Ambrosini e l'Aerfer per il trasferimento del progetto con relativo know-how e diritti di progettazione da una società all'altra. Lo stesso Stefanutti assunse l'incarico come collaboratore esterno presso l'Aerfer, a cui fece seguito un gruppo di tecnici che aveva lavorato con lui nella SAI, formando così all'interno dell'Aerfer il cosiddetto gruppo speciale Sagittario, di cui Stefanutti era il capo. È arrivato finalmente il momento di analizzare nel dettaglio questo velivolo, il Sagittario 2. Caratterizzato da un'ala con forte angolo di freccia di 45 gradi, il Sagittario 2 rappresentava la visione aerodinamica innovativa di Stefanutti. Ricordate l'ala che abbiamo menzionato prima? Ecco, è proprio quella. L'ala del Sagittario 2 disponeva di tre diversi profili aerodinamici. Alla radice troviamo un profilo alare laminare simmetrico, con uno spessore massimo percentuale dell'8,5% al 40% della corda. Nella zona mediana il profilo diventava laminare dissimmetrico. Infine, nella parte più esterna, il profilo era nuovamente laminare simmetrico, ma con uno spessore percentuale questa volta del 9,3%, sempre al 40% della corda. Questo velivolo aveva una configurazione ad ala bassa, infatti l'ala era posizionata in basso rispetto alla fusoliera, anche se risultava apparentemente media poiché si trovava proprio sopra il condotto di scarico del reattore. Il bordo d'attacco era perfettamente rettilineo, mentre sul bordo d'uscita troviamo flap e alettoni. I flap erano apribili in volo fino a 70 gradi e si estendevano a partire dalla radice dell'ala fino alla paratia antiscorrimento, il cui funzionamento l'abbiamo studiato nel video precedente. Esternamente invece troviamo gli alettoni, che si estendono fino al 34% della corda ed erano azionati da servocomandi idraulici. Dal punto di vista strutturale, l'ala era caratterizzata da un cassone monoblocco solidale con i due longheroni, insieme ad un unico rivestimento realizzato con leghe leggere di alluminio come l'Ergal, di cui ne parleremo tra qualche video quando, come vi ho accennato, parlerò di come è fatto dal punto di vista strutturale un velivolo. Le stesse leghe leggere le troviamo nella fusoliera, la quale era un'unica struttura che includeva anche la deriva. Essa era caratterizzata da quattro correnti longitudinali principali, più altri correnti secondari e 20 ordinate.
Ai due correnti principali superiori era collegato il canopy, mentre i due inferiori supportavano il cassone alare. Il carrello d'atterraggio era composto da un rotino anteriore e due semicarrelli principali, e i quali erano articolati ad ognuno dei longheroni posteriori delle semiali, con la capacità in volo di ritrarsi all'interno della fusoliera, trovando posto in alloggiamenti collocati posteriormente al cassone alare. Il ruotino anteriore era collocato subito dopo la sezione d'ingresso della presa d'aria principale ed era costituito da un'unica ruota dotata di ammortizzatore orientabile e ritraibile all'indietro nella parte ventrale del muso. Grazie all'uso di pneumatici a bassa pressione e un disegno innovativo della struttura del carrello e dell'ammortizzatore, il Sagittario 2 era in grado di decollare da piste semipreparati e terreni erbosi in spazi molto ristretti. Questo, se ricordate il video sul G91, esemplificava perfettamente il soddisfacimento dei requisiti stabiliti dal bando NATO, con la differenza però che il Sagittario 2 aveva raggiunto questo design prima del G91. Focalizziamoci ora sul propulsore del Sagittario 2. Come abbiamo visto all'inizio, non fu possibile installare il motore che Stefanuti aveva scelto, ovvero il Bristol Siddeley Orpheus, in quanto non era ancora disponibile. E dunque fu montato il motore inglese Rolls-Royce Derwent, che oltre ad avere un ingombro maggiore aveva anche una potenza inferiore rispetto a quello della Bristol. Ad ogni modo, questo motore fu installato immediatamente dietro la presa d'aria anteriore, che tramite un breve condotto convogliava l'aria all'interno del compressore centrifugo. Il turbogetto poi scaricava i suoi gas combusti all'interno di un corto gomito che collegava il motore al condotto deflusso verso l'esterno, il quale era posto in posizione ventrale nella parte anteriore della fusoliera. Una peculiarità di questo velivolo, che sta ancora una volta a testimoniare l'ingegno di Stefanuti, era il fatto che la spinta generata dal getto veniva espulsa all'esterno in una direzione non del tutto parallela all'asse prua-coda del velivolo, dando quindi luogo a una spinta totale inclinata di 2 gradi sull'asse longitudinale del velivolo. Questa spinta poteva essere considerata come la somma vettoriale di 2 componenti, una parallela e una perpendicolare. La prima, parallela, quindi orizzontale, coincidente con la direzione di volo, era effettivamente propulsiva, mentre la seconda era una componente diretta verso l'alto, dunque portante. L'esistenza di questa componente portante era particolarmente vantaggiosa in quanto permise a Stefanuti di poter utilizzare la stessa ala disegnata per il Sagittario 1 su questo velivolo, in quanto grazie a questa componente verso l'alto il carico alare risultava inferiore. In pratica è come se la superficie alare fosse maggiore di quella reale. Il motore era alimentato da 2 serbatoi principali pressurizzati da 500 e 400 litri. Durante le missioni di intercettazione questi erano gli unici serbatoi riempiti, tuttavia in previsione di missioni di attacco al suolo, per avere un raggio d'azione maggiore venivano utilizzati anche i serbatoi presenti nella parte inferiore del muso e nella zona centrale dell'ala, portando il carburante totale imbarcato sul velivolo a 1160 litri. Questo permetteva al Sagittario 2 di avere un raggio d'azione massimo leggermente inferiore ai 400 km, un valore notevole che superava di gran lunga la specifica NATO, che, lo ricordo come abbiamo visto nel video precedente, prevedeva che il nuovo caccia leggero avesse un raggio d'azione di 280 km con una capacità di orbitare sul target per 10 minuti. Sui velivoli di serie sarebbero stati montati 2 cannoni Hispano-Suiza 825 con 120 colpi per arma. Questi cannoni sparavano proiettili da 30 mm che pesavano il 40% in più rispetto ai proiettili dei cannoni occidentali dell'epoca. Questo dettaglio è importante perché, sebbene fosse ridotta abbastanza la cadenza di fuoco, che in questo tipo di cannone era di 1350 colpi al minuto, conferiva loro un vantaggio significativo, in quanto grazie alla velocità di sparo di circa 1050 km/h e al peso, come abbiamo detto, maggiore, questi proiettili avevano una traiettoria di tiro estremamente tesa che aumentava la precisione e aumentava anche l'impatto energetico. La costruzione del primo prototipo in realtà proseguì molto a rilento,
per i ritardi continui dei componenti costruiti all'estero, in particolare in Inghilterra. Ricordiamo che in quegli anni l'Inghilterra vendeva all'Italia i suoi The Havilland Vampire e promuoveva insistentemente, attraverso campagne pubblicitarie anche in Italia, i nuovi caccia che sarebbero stati prodotti da lì ai prossimi anni. Di conseguenza non era vista di buon occhio una seppur minima concorrenza da parte dell'Italia con il suo Sagittario. Ad affiancare Stefanuti nella costruzione del velivolo troviamo il comandante Costantino Petrosellini, un asso della Seconda Guerra Mondiale con 5 abbattimenti nemici accreditati e 3 medaglie d'argento conquistate. Era diventato collaudatore nel 1954 presso il centro in Francia e, affascinato da questa macchina, accettò sin da subito di poter essere lui il pilota collaudatore. Si arriva finalmente ad effettuare i primi rullaggi a terra del velivolo sulla pista di Pomigliano d'Arco tra il 28 marzo e il 5 aprile del 1956. Circa un mese più tardi, il 19 maggio del 1956, con ai comandi Costantino Petrosellini, il Sagittario 2 effettua il suo primo volo. Il pilota rimane estremamente soddisfatto del comportamento del velivolo e i voli proseguono fino al 20 luglio dello stesso anno, quando purtroppo si ha un'avaria al motore causata da un malfunzionamento al regolatore del flusso del carburante, costringendo Petrosellini ad effettuare un atterraggio di emergenza. Quello purtroppo è l'ultimo volo di Petrosellini per l'Airfare. Voglio leggervi a tal proposito un estratto preso da un testo di Petrosellini. Parlando del suo primo volo, Petrosellini scrive: «Non potrò mai dimenticare la commozione di quei momenti. Finalmente l'Italia aveva un caccia moderno degno di questo nome, frutto dell'industria nazionale. Il 19 e il 20 giugno effettuai le prove per la manifestazione aerea di Fiumicino, MAF 56. In questa occasione il Sagittario 2 fece la sua prima uscita pubblica. La presentazione, molto limitata nel tempo per le esigenze della manifestazione, si svolse con un passaggio a bassissima quota e ad alta velocità, circa 550 nodi. La manovra impressionò notevolmente, al punto tale che il giorno successivo quasi tutti gli addetti aeronautici stranieri vennero a Pratica di Mare per vedere il velivolo ed assistere ad un'altra esibizione. Dopo numerosi altri voli di prova, il 20 luglio del 1956, una brutta piantata di motore mi costrinse ad atterrare sulla pista in costruzione di Fiumicino, con alcuni danni al velivolo. E finisce qui la mia storia con il Sagittario 2, perché poco tempo dopo, mentre l'aereo veniva riparato e ci giungeva l'amara notizia della cancellazione del programma Sagittario per motivi politici e industriali, venni assunto dall'Alitalia. Osservo spesso il modellino del Sagittario 2 posto sulla mia scrivania. Chiudo gli occhi e posso così rivivere quel tempo indimenticabile. Come potete vedere, Petrosellini non è sceso a compromessi. Di fronte a una decisione illogica, irragionevole, Petrosellini ha lasciato l'aeronautica, continuando a svolgere il suo lavoro presso una compagnia privata, l'Alitalia. Questo vorrei che fosse un messaggio un po' per chi mi ascolta, per chi lavora in modo onesto e in modo appassionato, di non scendere mai a nessun compromesso, a nessun ricatto. E se proprio non è possibile, cambiate. Ma non siate complici di comportamenti illeciti. I voli collaudo tuttavia proseguirono con ai comandi questa volta il tenente colonnello Giovanni Franchini, il quale iniziò a svolgere con regolarità i voli collaudo a partire dal 5 novembre del 1956. Durante il volo effettuato il 3 dicembre dello stesso anno, Franchini, volando sul mare, dopo aver raggiunto una quota di 12.800 metri, effettuò un'affondata per testare il comportamento del velivolo alle velocità prossime a quelle del suono. La stessa manovra venne poi eseguita ad una quota più bassa, a 9.800 metri sul livello del mare, e qui finalmente il Sagittario 2 per la prima volta superò il muro del suono. Tuttavia il bang sonico non fu percepito dal personale a terra, in quanto il volo avvenne appunto sul mare a grande distanza dalla terra. Il giorno seguente, il 4 dicembre, Franchini, che aveva ottenuto l'ok da parte di Stefanuti, ritentò l'impresa di superare la velocità del suono, questa volta in modo ufficiale e controllato. Si levò in volo fino alla quota di 14.500 metri, raggiungendo Mach 0,86 in volo livellato, restando sempre nei dintorni del circuito aeroportuale portuale in modo tale che i dati potessero essere seguiti da terra. A quel punto chiese e ottenne l'autorizzazione da parte della torre di controllo
a effettuare la manovra. Dando tutta manetta e picchiando il muso del velivolo, il Sagittario 2, tra i 13.000 metri e i 4.000 metri di quota, superò ufficialmente la velocità del suono, raggiungendo Mach 1.15 a 8.000 metri. Il Sagittario 2 fu quindi il primo velivolo di costruzione italiana a raggiungere questo record, il quale poi superò ampiamente questa velocità nel corso dei voli successivi. Nonostante tutte queste grandi premesse, a parte i due prototipi, questo velivolo non ha mai visto la luce. Eppure erano state previste tre versioni operative differenti: intercettore diurno, aereo d'appoggio tattico ravvicinato alle truppe a terra e addestratore. La prima versione, ovvero intercettore diurno, fu la prima ad essere cancellata nel momento in cui Pedro Sellini era il collaudatore. Aveva ragione Pedro Sellini? C'erano dietro interessi industriali e politici? Non lo sappiamo. Possiamo solo dire che tra il 56 e il 57 in Italia entrarono in servizio gli F-86 E e K, proprio con il ruolo di intercettori. E quest'ultimo, il K, era addirittura costruito su licenza, come abbiamo visto, dalla Fiat Aviazione. Secondo voi l'Airfare poteva davvero competere con un gigante industriale come la Fiat? Non lo so. La seconda versione, quella di appoggio tattico alle truppe a terra, era l'ideale per essere candidata al concorso NATO, ma anche in questo caso fu scartato e fu dichiarato vincitore il G91. Tra le proteste molto animate di tutte le persone che avevano lavorato su quel progetto. E infine abbiamo la versione addestratore biposto che aveva previsto Stefanutti per addestrare i piloti che avrebbero poi volato sulle altre versioni. Ma anche in questo caso l'opzione fu scartata in quanto gli Stati Uniti offrivano gratuitamente all'Italia i Lockheed T-33 come addestratori. Secondo voi tra un velivolo vecchio ma gratuito e un investimento su un prodotto d'eccellenza nazionale cosa si poteva scegliere? Per ora mi fermo qui. Grazie a tutti per la visione. Se il video vi fosse piaciuto, lasciate un like, un commento, condividete. Noi ci vediamo alla prossima con l'Ariete e il Leone. Un saluto a tutti. Ciao.